C'è chi ti fa il mazzo e chi ti fa il mazzolino. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Con questa intro molto poco romantica, ma tanto divertente, io ho questo spirito così sobrio e ilare. Bene ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Arte per te. Oggi un pensierino graziosissimo per la festa della mamma. Dei bellissimi bouquet di rosa o mazzi di rosa, a seconda che la vostra mamma sia una mamma più romantica o più passionale. Alla mamma romantica il bouquet, alla mamma passionale il mazzo di rose. Basta che provenga dal vostro cuore e dalla vostra manualità. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere il mazzolino o il bouquet di rose come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro bouquet e il nostro mazzo di rose. Un bouquet di roselline di primavera e un bellissimo e appassionatissimo mazzo di rose per la nostra mamma o per la mamma dei nostri figli, cari mariti. Potete farlo insieme ai vostri bambini. Allora, cominciamo subito e vi dico i materiali intanto che vanno per entrambi i progetti. Della colla, io qui ho un attaccatutto aceto vinilica, ma potete utilizzare anche la colla a caldo. Il link della mia attaccatutto aceto vinilica ve lo lascio qua giù in info box. Un'anima di Scottex o di carta igienica, una matita, un paio di forbici, un righello e una forma per fare dei cerchi. Io ho preso capre e cavoli con quest'unico tools. Della raffia del colore del fiore che vogliamo fare e poi magari una raffia neutra da intrecciare in mezzo. Per il bouquet ci occorrerà della carta crespa, dei sottotorta, questi sottopasticcini che trovate un po' in tutti i supermercati o anche quando comprate i dolcini, magari ritagliate la parte esterna perché è solo quella che ci serve e conservatela se è pulita. E una carta, io ho scelto il rosa, rosa saranno appunto le mie roselline facenti parte del bouquet. Mentre per il mazzo di rose prenderò della carta rossa, carta ce ne occorrerà un foglio, poi della carta pacchi e poi l'immancabile taglia balza. Basta! Soltanto la vostra creatività. Cominciamo subito. Io ovviamente porterò avanti insieme i due progetti perché l'andamento è lo stesso. Cosa devo fare? Devo tracciare la circonferenza del mio rotolo di carta igienica così e ritagliarlo per 8 volte, quindi 8 cerchi per ogni singola preparazione. Una volta ritagliati 8 dischetti rossi e 8 dischetti rosa per i miei due progetti, divido in due anche il rotolino di carta igienica. Uno lo userò per il progetto A e mezzo dell'altra metà lo userò per il progetto B. Quindi uno metà intero per il mazzo di rose, mentre metà della metà, ovvero un quarto, per il bouquet. A questo punto prendo la colla, prendo la prima delle due metà e passo la colla su tutto il bordo esterno, così, e appiccico sopra un dischetto rosso a chiudere il buchino, così. Stessa cosa faccio con uno dei due cerchietti a metà. Pulisco i margini. Bene, adesso metto ad asciugare questi due. Nel frattempo ritaglio gli altri cerchietti e creo da essi le rose. Come li ritaglio? Nel modo più semplice che vi ho sempre mostrato. Li prendo a 3 a 3 o a 4 a 4 a seconda della potenza delle vostre forbici e comincio a tagliare a spirale. Sia quelli rossi che quelli rosa per l'altro progettino. Si forma un rollino al centro così e si arrotola. Arrivati alla fine si bagna di colla la base, quella che rimane come base, e si fa in modo che la rosellina si apra su di essa e si attacchi così. Facciamo tutte le roselline rosse e tutte le roselline rosa.
Arrivati a questo punto, dopo aver fatto le rose rosa e le rose rosse, procediamo su ognuno dei due supporti. Imbibiamo di colla i dischettini e posizioniamo dal centro verso l'esterno tutte le roselline. Due. E voilà, il primo tamburello di rose è fatto, facciamo anche il secondo. A questo punto concludo singolarmente i due mazzi e comincio proprio dal bouquet, che è quello leggermente più complesso. Cosa faccio? Prendo uno di questi sottotorta, pratico un taglio a croce. Quindi imbibisco di colla la circonferenza del rotolo e faccio scivolare dentro il mio sottotorta, così, mettendoli in modo che si pratichino in maniera del tutto naturale anche delle plissettature. Voilà, così. Pochi secondi e qui sarà tutto ben asciutto. Prendiamo della carta velina, la pieghiamo, la carta velina, sentite a me, della carta crespa, la pieghiamo in due, decidiamo l'altezza del nostro bouquet, del tutto facoltativa, io lo sto facendo di un 12-13 centimetri. Quindi cosa ho preso? Ho preso un bel quadratone di carta largo, del tutto impreciso, non mi interessa. Dopodiché, nella parte superiore, pratico delle aperture alla carta. Quindi così la movimento un po'. Passo su tutto il mio bordino in maniera non copiosa, quindi stendo la colla in maniera appena accennata e superando di qualche millimetro il sottotorta, lo chiamo così per praticità, così chiudo il sotto e leggo con della raffia. Chiudo con un bel fiocchetto e il nostro bellissimo bouquet di rose è pronto per essere regalato. Adesso facciamo il mazzo di rose. Prendiamo la nostra carta pacchi e la nostra colla. Allora, mettiamo un bel giro di colla. Prendiamo un triangolo di carta, così, e poniamolo sul retro del nostro mazzo in questa maniera e avvolgiamolo adesso, così e così. Dopodiché giro su tutto il giro del mio rotolo, voilà, lo poggio qui in corrispondenza e comincio a girare su se stesso il mio mazzo di fiori. Voilà, il mazzo di fiori lo chiudo nella sua lunghezza, il mazzo di rose, decido quanto lo voglio lungo, più o meno così, un 15 centimetri, e stringendo nella parte bassa faccio un mélange di raffia color naturale, che riprende un po' i toni naturali della carta pacchi, e raffia rossa, che riprende il rosso delle rose, e giro attorno e chiudo con un bel nodino. Giusto il tempo di farlo asciugare e il nostro mazzo di rose è bello e pronto per essere regalato.
Scegliete voi la soluzione più adatta per la vostra mamma, se un mazzo appassionato o un romantico bouquet, per dirle che è più bella di lei. Nessuno è. E allora, buona festa della mamma e divertitevi a creare mazzolini fantastici. Io vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ora, ditemi se non sono un amore. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo capire con un pollice in su, condividete questo video, iscrivetevi sui miei social, in primis su Arte per Te, se non siete ancora iscritti. Cliccate sulla campanella per non perdere nessun video, quindi farvi arrivare la notifica in tempo. E soprattutto, se vorrete, condividete il video. Basta parlare, vi ho tenuti qui abbastanza, so che fremete, non vedete l'ora di andare ad arrotolare rose per la vostra mamma e allora siete liberi! Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione alla festa della mamma e a presto, ciao!